Ciao! Dunque, voglio farvi vedere quello che mi è stato regalato da Sephora in occasione di un aperitivo riservato, credo, ai possessori della carta Gold. Mi è arrivato un invito cartaceo a casa, pochissimi giorni prima, peraltro, del giorno, quindi appena in tempo. Sostanzialmente invitavano a questo aperitivo nella Sephora, forse la più grande che c'è qui, comunque in via Roma a Torino, che è una via centrale sotto i portici, una via dove ci sono dei negozi molto molto belli. C'era scritto che avrebbero dato in regalo una beauty box, in più c'era lo sconto del 20% su qualsiasi acquisto. Quindi quella stessa sera avevamo una cena con degli amici, quindi con me sono venuti anche Andrea e Nikita. Iniziava alle 7, siamo arrivati alle 7 e mezza. C'era un sacco di gente, veramente un sacco di gente. Io ho bevuto c'era o il succo di frutta o il Clicquot. Io ho bevuto un bicchiere di Clicquot, mi sono sversata poi per tutte, non capivo più niente, ma non importa, mi ha fatto, forse ero stomaco vuoto, perché mi ha fatto un effetto sbandamento, sballamento, una roba così. Comunque, a parte questo, sostanzialmente la box la regalavano semplicemente consegnando il tagliando presente nell'invito, anche a fronte di zero acquisti, quindi era assolutamente un regalo. E la box era la classica scatola di Sephora, quella grande quadrata che sicuramente chi di voi ha fatto degli ordini online ha già ricevuto almeno una volta, anche perché è gratuita e penso che tutte scriviamo che è un regalo per farci arrivare le scatole fichissime che poi riutilizziamo in altri modi. Allora, hanno regalato sia la box sia una delle pochette che sono in vendita a 12,90 euro, 13 euro, comunque così. Io l'ho scelta Lilla, strano, non l'avreste mai detto che l'avrei scelta Lilla, l'ho scelta Lilla. E di quelle che hanno la cerniera anche sotto e quindi diventano più grandi, e di questa pura plastica sicuramente, ma molto morbida. E praticamente ho messo qui dentro tutti i prodotti che c'erano dentro la box, tranne uno che vi faccio vedere subito. Ed è questa full size di Doposole di Collistar con una travel size da 50 ml di super abbronzante con fattore di protezione 6. Questo qua è da 200 ml, questo Doposole, è appunto quello che si vedeva già sulla scatola, questo 50 ml di super abbronzante intensivo ultra rapido con acceleratore di abbronzatura. Roba seria. Poi dentro questa pochette ho messo una mini size del Better Than Sex di Too Faced, che peraltro io non ho mai 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 provato prima, non l'ho neanche aperto. Per fortuna è volata per terra della carta e non la mia unghia. Butto tutto oggi per terra. Allora, la mini size e questa qui non so manco come sia lo scovolino. Ah, ok, che strano. Si allarga, si stringe e si allarga. Boh, vediamo. Non lo so, non ho idea di che cosa aspettarmi come effetto sulle mie ciglia, quindi vi farò sapere come mi trovo con questo mascarello. Poi, un prodotto che sicuramente regalerò. Perché il The Professional di Benefit, che credo non vada bene per la mia pelle. Poi questa è un'altra full size, perché no, forse non lo so. Comunque sono 15 ml di Isenberg for Men ed è un anti-age sia per il viso sia per gli occhi. Ma scusate, for men vuol dire che io non lo posso usare, perché se non lo uso io in questa casa non lo usa nessuno. Se dicessi all'intruso di mettersi il contorno occhi o la crema sul viso, penso che mi appenderebbe fuori al contrario, ovvero per i piedi. Comunque, questa è il tubo
Ma formè, ma no, ma perché? Ma lo uso io nel contorno occhi, dove la situazione è sempre drammatica. Poi, needles no more with exclusive tree o try. Ma tree. Blend of wrinkle, relaxed wrinkle. Ma che ne so, ma, non, ma chi sei, ma cosa vuoi? Crema rilassante, crema. Rilassante istantanea delle rughe. C'era anche scritto in italiano. Crema lisciante rughe istantanea. Vabbè. Ah, ma il brand è il dottor Brent! E chi di noi segue Patrizia liberamente, penso, non può quando vede dottor Brent. Pensare al suo video sul dottor Brent, che vi invito ad andare a vedere perché mi aveva fatta morire dal ridere, è di un po' di tempo fa. Poi un Rouge Infusion della serie di Neo Trolls di Sephora, questo colore qui, magari vi dico anche il nome, The Neo Trolls, no, il nome è Peony e il numero è il 19. Non l'ho manco aperto, brava che sono, non riesco manco a farvi vedere il colore, adesso mi spaccherei tutte le unghie, ve lo farò vedere prossimamente. Makeup Forever Step 1 Equalizer, questo è un primer in quanti ml? 5 ml di primer di Makeup Forever. Questo che mi piace un sacco, l'avevo già provato in travel size, il Take the Day Off bifasico di Clinique, che è una roba fantastica per occhi e labbra, ovviamente, ma è fantastico, veramente fantastico, sono contentissima. Poi, sempre di Sephora, un latte corpo idratante da 30 ml, questi sono utilissimi se si fanno dei weekend via. Poi come si chiamano? Una mini taglia del profumo di Armani, il Sì. Troppo carina questa mini taglia, veramente troppo carina. E poi basta perché dentro a questa pochette c'era questi adesivi, so che utilizzo potrei farne. Ma la pochette di questo lilla, peraltro, è veramente fichissimissima. Che cosa ho comprato? Praticamente nulla. No, vabbè, due cose. Ma con lo sconto ho speso 13 euro. Cioè, sono stata proprio bravissima. Allora, una è una confezione di maschere di quelle in tessuto per gli occhi di Sephora. Non mi ricordo se è quella al melograno o quella alla rosa, perché adesso le ho in bagno, le ho tutte e due insieme, una ce l'avevo già, l'altra l'ho comprata, non so quale sia quella che ho comprato, ma non importa. E poi ho preso il body lotion, la body lotion, il body lotion, il latte corpo di Humankind. Tanta gioia nel trovare Humankind da Sephora. 24 ore di idratazione, 250 ml, non so il profumo perché è sigillato e non l'ho aperto. No, petrochemical, chemicals, no derivati petrolchimici, no coloranti, no parabeni, no additivi. Io di Humankind, cioè nei confronti di Humankind, io sono attiratissima dai colori dei loro packaging. Cioè proprio io vedo questo azzurrino, questo violetto, questo verdino, boh, non capisco più niente. Questo credo che a prezzo intero costasse o 13 o 15 euro, però ovviamente l'ho pagato scontato del 20 insieme alla mascherina per gli occhi. Che cosa vi faccio vedere ancora? Tre cosine che mi sono arrivate in regalo dalla Cree 77 Piga, che ringrazio ancora. Allora, questa me la sono comprata io. Butto tutto per terra. Guardate i contenitori. Cioè le scarpe, come si chiamano? Non importa, le robe dentro cui vi arrivano questi prodotti di questo brand che si chiama Umica. Il weekend in cui Cree è stata a casa mia insieme a Francesca e Simona Sette, ci ha portato tutti i tester dei profumi di Umica, che sono, non so se chiamarle imitazioni, dupe, non lo so come chiamarli, comunque dei profumi famosi.
Devo dire, mi hanno stupita. Io non sono molto per le imitazioni dei profumi, anzi, ma mi hanno veramente stupita e ho deciso di prendere i 50 ml di questo profumo che, se non erro, è il Flower di Gucci. Cri, cosa ho preso? Non lo so, ma forse il Flower di Gucci. Non me lo ricordo. Che capra. Comunque 50 ml costa 23 euro. Vabbè, fa lo stesso. Credo che sia quello lì. Magari poi lo scriverà la Cri qui sotto nei commenti. E sempre perché è una pazza, non contenta di quello che mi aveva già regalato quando ci siamo viste, mi ha ancora regalato il rossetto nude. Il Romantic Breakdown, che è un lastro della collezione di Bach Baobab One, giusto? Baobab One, che io chiamo Baobab Micio Micio e chiamerò tutta la vita Baobab Micio Micio, ed è quello che indosso. È una roba stupenda. A parte il profumo, vabbè, quello ce l'hanno tutti i rossetti di MAC, ma è una roba stupenda questo rossetto, mi piace tantissimo. Il packaging, ne vogliamo parlare? Sì, parliamone. Quanto è bello, non si sa, non si sa, non si sa. E poi ancora la scoperta del secolo. Questo Rouge Volupté, Velouté, ma che, ma perché mi cimento in queste citazioni, questi nomi international che tanto so? Tricolore italiana, non si sa. Comunque sono dei rossetti a lunga tenuta, dei rossetti liquidi a lunga tenuta di Sephora. Questo è il nome. Chissà se mette a fuoco qui. Qui. Non mette a fuoco un cavolo, però spero che possiate vedere perché questo è il nome preciso. Questo è il colore 13 Marvelous Mauve, se non sono rimasta accecata. Non so perché, così se schiaccio qui torno normale. Vabbè. Ma perché se schiaccio qui mi acceca? Comunque, questo colore è esattamente come io lo vedo nell'anteprima, ma la cosa strabiliante, veramente pazzesca, è la durata. Ragazze, da correre da Sephora gambe in spalla e andare a comprarsi tutti i colori. Tra l'altro, con lo sconto del 20 viene a costare su meno di 9 euro ciascuno. Il colore è qualcosa di strabiliante. La durata non si può capire. Cioè, la durata è più strabiliante del colore. Il colore è stupendo, ma la durata, ragazze, cioè, una roba pazzesca. Io arrivo fino a pranzo e bevo tanti caffè, bevo tanta acqua e lo dico sempre. Senza ritoccarla. Fantastica, veramente fantastica. Andate a vedere questi rossetti liquidi a lunga tenuta da Sephora perché ne vale veramente la pena. E basta, io mi fermo qui. Ringrazio la Cri per questi regali assolutamente non dovuti, proprio regali. E boh, vi ho condiviso questa cosa della box di Sephora, potrebbe non avere nessuna utilità perché tanto ormai l'evento è passato, anche se secondo me lo fanno in tutte le città, quindi se ricevete l'invito per questo evento, andateci, assolutamente andateci, perché anche se non comprate niente, vi regalano la box. Non per fare scrocconaggio proprio così, scrocco, vabbè. Quella roba là, per cui si fa un po' di accattonaggio, però insomma, con tutti i soldi che uno durante l'anno ci lascia e col fatto che non danno campioncini degni di questo nome, manco a morire, se per una volta in una box ci mettono tutta una serie di travel size, fa anche un po' piacere. Mi dispiace tantissimo peraltro perché a quella sera, subito dopo di me, c'è andata anche un'altra mia amica youtubera, di Torino, che si chiama Rosanna di Orartuno qui su YouTube. Mi è dispiaciuto tantissimo perché non ci siamo riuscite ad incontrare. Lei arrivava dopo, io dovevo andare a cena e quindi niente, non c'è stato proprio verso di vedersi. Mi è dispiaciuto tantissimo. Spero che anche lei ci farà un video con il contenuto della box. Detto questo, vi ho fatto vedere tutto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.